Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, eccoci ancora una volta con Polifemo. Vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo, un Polifemo estivo. Questa sera ci occuperemo di due eventi, quello appunto, quelli del comune di Leporano, e poi ci trasferiremo a Mottola. Ma partiamo da Leporano con la riscoperta delle tradizioni canore leporanesi attraverso appunto il Festival della Canzone Leporanese. Sindaco d'Abramo, Festival della Canzone Leporanese, ossia la valorizzazione della tradizione leporanese, delle tradizioni leporanesi in musica. Beh, anche nell'ambito del calendario dell'estate leporano abbiamo inserito fortemente, abbiamo voluto inserire fortemente questo avvenimento, questo festival che da anni non si teneva a Leporano. Abbiamo rispolverato, riscoperto tutti i vecchi testi, siamo veramente entusiasti, siamo onorati di proporre questo festival, soprattutto perché è tradizione leporanese, ma soprattutto per il nostro amico che non c'è più, un grande cantautore Enrico Suma, che è rappresentato questa sera dalle due figlie. Beh, certamente ora ci stiamo godendo, stiamo beneficiando per così dire di questa buona e sana e tradizionale musica, però c'è da dire che c'è tutto un lavoro di ricerca alle spalle proprio per rispolverare quelle antiche tradizioni musicali. Senz'altro, è stato fatto un lavoro certosino e fatto bene. Devo ringraziare tutti coloro che si sono attivati in questi mesi, coloro che hanno provato. Siamo da dicembre che stanno provando, quindi sono andato alla ricerca dei vecchi testi, che era molto difficile andare a ritrovare, e comunque siamo entusiasti questa stasera come amministrazione di portare questo festival alla ribalta, così come meritava e merita che sia riportato. Per concludere, una Leporano all'insegna della musica popolare. Senz'altro sì, anche questo fa parte della cultura leporanese, e quindi noi ci teniamo e dobbiamo chiaramente garantire e tutelare quello che abbiamo, anche la cultura che è legata alla musica popolare. Giovanni Pagliaro, direttore artistico del Festival della Canzone Leporanese. Ecco, cerchiamo un po' di comprendere le linee guida, i criteri che avete adottato nella scelta dei brani più rappresentativi appunto delle tradizioni canore leporanesi. Sì, innanzitutto è meglio specificare che comunque la scelta dei brani è stata comunque presa in base a quello che ci è arrivato. Infatti, siccome sono brani scritti nei primi anni 70, quindi non ci è pervenuto nulla, quindi nessun file, nessun CD, nessuna cassetta, quindi tramite veramente le testimonianze della gente che poi ha vissuto in prima persona qualche vecchio spartito ci è arrivato. Grazie appunto alle figlie Adele e Anna Suma, le figlie del grande Enrico Suma. Infatti questo festival è proprio dedicato al nostro grande musicista, che lo ricordiamo, scomparso nel 2006, e tutto l'intero festival appunto ha come soggetto le favolose canzoni del maestro Enrico Suma. Mi siento tan inseguro, 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 mi si
capo alla capo, ma posso dire da una costruita. Mo che la pandemia è spicciata, mi sento come una spavigliata. Come che ne fa un saggio, un saggio, un ed ora Giorgio Mennillo, secondo chitarrista. Beh, i conduttori televisivi hanno anche un'anima, un cuore, ricordo. Ci siamo rivisti quasi a distanza di 20 anni, amici d'infanzia, di quando si aveva i pantaloni corti. È stato bello rivederci qui. Devo dire la verità, non l'avevo riconosciuto. Ho salutato per educazione, poi abbiamo scoperto. Ci rivediamo. E allora, dici un po', dici qualcosa su queste tue performance di questa sera. Ma intanto sono contento ed emozionato di averti rincontrato come amico e di vivere in questo momento condividendolo, insomma, con tutti quelli che ci ascoltano. È una serata particolare perché è il passato che si abbraccia con il presente e traccia le linee per il futuro. Ci tenevamo molto a che questa tradizione del paese, di questo paese di Leporano, rimanesse viva. Perché la storia è cultura e quindi la cultura va mantenuta perché disegna le linee importanti per il futuro. E diciamo, attraverso la musica si sta creando questo movimento qui a Leporano, un movimento musicale che speriamo abbia un seguito per raccontare quello che siamo e il divertimento che c'è, perché Leporano è una bella realtà, una realtà che chiaramente molto viva e vivace. Esatto, soprattutto l'estate, il programma estivo è pieno e quindi secondo me va valorizzato. La musica ovviamente dà la ciliegina sulla torta. L'importanza proprio delle tradizioni popolari che ci avvicinano, ci fanno ritornare al passato e creano anche un legame forte di valori, quei valori che dovrebbero albergare in ciascuno di noi e che troviamo e che riusciamo a trarre da quelle antiche tradizioni, dal passato. Esattamente, ecco perché il passato che abbraccia il presente e va verso il futuro, importantissimo, perché è proprio il valore, cioè il discorso di essere, cioè, ancorati alle nostre origini, esatto, alle nostre radici. È proprio l'unione tra il passato e il presente, è importantissimo questo. E Leporano stasera lo sta dimostrando. Yeah.
un altro artista, Franco Di Spirito, lo vedete già in abiti proprio tradizionali. Lei, per lei non è la prima esperienza qui, ma già si è esibito in altri festival della canzone leporanese. Cosa si prova? È una bella emozione, io già l'ho fatto, ma ci sono ragazzi che è la prima volta che lo fanno. Questo può essere un nuovo inizio della canzone leporanese, dedicata a Enrico Suma, un grande Enrico Suma, che faceva canzoni per noi proprio leporanesi. Questa passione, queste tradizioni, queste canzoni, lei le sente dentro, le avverte nel suo cuore? Sì, molto, anche perché mi hanno trascinato queste ragazze fantastiche, che io ho già una certa età, però vorremmo che si avvicinassero molto più ragazzi con noi, in modo che faremo una cosa molto più grande. Ma la musica rende giovani? Certo, molto giovani, molto giovani. Na moda tu baita, na panika tu, pega palish, atumare moje, quando la vidi, ti è tutti vive, è pura prima questa, ci verrà tu vive. Ma cosa c'è? Mi son di Milano, mi farei il bagnè. Ma fa. Ma cosa c'è? Mi sono di Milano, mi farei il bagnè. Ma quanta buona musica, quante belle e piacevoli tradizioni popolari, quanti ricordi. Ma ora ce ne andiamo in pubblicità. Riusciamo a farla in leporano. Il festival è un omaggio all'artista Enrico Suma, mio padre, che ha lasciato impronte memorie. Anna e Adele Suma, le figliole del compianto Enrico Suma, cantante, cantautore, artista poliedrico, scrittore, un festival della canzone leporanese intitolato alla memoria di vostro padre. Cosa si prova nel portare un'eredità forte, pesante?
Si prova una forte emozione perché quest'anno papà sono 10 anni che lui non c'è più e l'amministrazione comunale e tutti gli organizzatori ci hanno dato la possibilità di ricordare in modo così forte quello che mio padre faceva per Leporano. Diciamo che papà ha fatto tanto per il paese e tutti lo riconoscono. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di stare qui stasera. La sorella gemella Adele. Io vorrei ringraziare tutta l'amministrazione per questa opportunità che ci ha dato, li ringrazierò sempre davvero di cuore. Questa sera in che veste vi esibite? Allora, io faccio parte del coro, mia sorella invece presenta il festival. Ah, quindi una presentatrice doc. Sì, infatti sono davvero emozionata per questa cosa. Penso che ripeterete l'esperienza. Beh sì, speriamo l'anno prossimo di fare di nuovo un festival con altre canzoni, perché papà ne ha scritte diverse canzoni, e magari riproporre quello che lui faceva tutti gli anni. Grazie davvero a tutti. Festival della canzone leporanese, siamo con il vice sindaco di Leporano, nonché assessore agli spettacoli, la dottoressa Yolanda Lotta. Un'amministrazione comunale, quella di Leporano, che è legata fortemente alle tradizioni, come dimostra l'evento di questa sera. Sì, l'amministrazione comunale ha fatto questo carnet di appuntamenti, ma è anche attaccata alle tradizioni popolari. Questa serata è dedicata al mio amico Enrico Suma, amico perché abbiamo fatto un percorso insieme, sia percorso adolescenziale che percorso di vita. Io mi rendo conto di queste due ragazze, le ho viste in culla, le ho viste passeggiare da Enrico e sono legata fortemente a questa persona, anche perché ero anche custode dei suoi segreti più intimi. E ora ne onora la memoria nella veste amministrativa che lei ricopre.
ne onoro la memoria, e con le figlie abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di fare questo festival della canzone in ricordo di Enrico Suma, di prendere i brani che lui aveva scritto, perché c'è anche un inedito che è Capodanno 83, perché adesso il titolo l'aveva poi cambiato, però Capodanno 83, dove tutti i ragazzi riuniti insieme nel Piccolo Nido, dove Enrico aveva questo club che si chiamava Piccolo Nido, dove noi tutti insieme ci riunivamo a scrivere canzoni ma anche poesie. Vice Sindaco, la musica come momento di aggregazione, la musica popolare, Leporano si sta distinguendo per i vari eventi estivi in ambito di musica popolare. Abbiamo vissuto insieme musica nei vicoli, ora il festival della canzone leporanese. Sì, la musica è aggregazione, la musica è amicizia, e come diceva l'amico Enrico Suma, la musica è come l'amicizia, non si dimentica mai. Restate a Leporano. Restate a Leporano. E c'è anche una giuria che dovrà valutare le canzoni della tradizione leporanese. Siamo infatti con Rino Peduliccio nella veste di giurato. Come si sente? Ma senti, è un piacere svolgere questo ruolo in quanto amici d'infanzia di Enrico Suma, al quale è dedicata questa serata, e autore di tutti i brani che ascolteremo questa sera, che fanno parte di un pezzo di storia del nostro paese. Quindi, avendo suonato con lui, essendo partito io insieme ad altri amici insieme a lui, mi sento di poter dire che sono felice che Leporano gli abbia dedicato questa serata. Un'altra giurata, si presenti. Buonasera, salve, sono Elena. E tanti anni fa, quando ancora colui che dirigeva tutto, Enrico Suma, era ancora in vita, io cantai alla manifestazione fatta tanti anni fa, e per me è un orgoglio e un onore stasera star qui e ricordare quei momenti. Enrico Suma rappresenta un po' il faro, no, di queste tradizioni, la pietra miliare, potremmo dire la stella polare, perché è bello vedere tanta gente a distanza di tanti anni che lo ricorda con affetto e con gioia. Certo, di lui abbiamo un ricordo bellissimo, era una persona molto disponibile e ogni volta che faceva un qualcosa ci metteva veramente cuore e anima, e i risultati si sono sempre visti perché abbiamo fatto sempre delle bellissime figure.
Avete visto un festival della canzone leporanese che ha esaltato le tradizioni e che ci ha coinvolti tutti quanti appassionatamente. Ma ora Polifemo volta pagina con un altro evento. Restate con noi, pazientate qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi scopriremo cosa ci riservano gli eventi estivi nell'ambito della provincia ionica. Pubblicità.